Ci sta dei cacciacori, sta a vedere. Porta via il tuo esercito dalla mia terra. Ma piace sto posto. Ci posso via andare la leva. Pure i soldati mi piace. Non combatteranno mai per te. Dicevano così anche gli eteni. E pure i vastesi. E quelli di Mozzagrogna. E adesso? Zappano tutti per me. Non puoi dominare il mondo, Agamennone. È troppo grande. Anche per te. Non mi fa perdere tempo, nego. Devo andare alle poste a pagare anche una bolletta. Se no mi tagliano il piccione. Facciamo così. Il migliore dei tuoi contro il migliore dei miei. E se il mio campione vince? Bucio di culo e pallino da quattro. Boagrios! Pregate quanta cazzo è grosso. Più piccolo e più ne potete via. Quella mia a confronto sembra un Pokémon. Iachille! Boagrios fa questo effetto a molti eroi. State attento a come averlo. Mio re, Achille non è con l'esercito. E dove cazzo sta? Ho mandato un messo a cercarlo. Voglio, che cazzo ti serve? Stavo sognando il Langiano che giocava in Serie B col Pescara. Il re Agamennone mi manda a dirti... Se ne parla domani mattina. Ma mio signore, è mattina. Ma com'è? Ti stanno aspettando. Mi te fa male pure un calagagni stamattina. Sta una che mi sta aspettando. Pure se cussoni è una, ne sei messi insieme. Buongiorno, ma fa la guerra stamattina. Ma è possibile che mi aspetta sempre a te? Te ne sta via zambata davanti a tutti quindi. Beh, accidetele tu allora, cusso. Achille. A davvero drangiare. Achille. Me parli. Guarda in faccia i soldati. Fanno schifo. Puoi salvare centinaia di loro. Puoi porre fine a questa guerra con un colpo della tua spada. Un colpo di spada. Fa che tornino alle loro mogli. Ci vuole la bomba atomica che faccio da cusso. Ma che cazzo di strilla? Te ne stai strillando io, brava. Nessuno può sfuggire al destino. Andò un po' la macchina che mi ha trovato. Ecco qua. Quello Bosco Sant'Antonio non me l'accordevo così, oh. Fregni però, eh. Io mi calemo che da stamattina di 5 sono questa cazzo di macchina. Lo culo mi sa al confronto con la tappezzeria. Oh. Cari cinghiali, questa mattina per voi sono cazzi. Sì, strilla un po' più forte, ah. E perché mo' i cinghiali si sente? No, Cristi ha fatto orecchie a cucire per farci appoggiare l'occhiale. Oddio, secondo me che a me padre non c'ha tutti i torti. Che un figlio come te, se fa la domanda all'INPS, mi sa che ci pigli pure la pensione. E a te che è successo? Sì, state per sette un secondo. Che intesa, un altro cinghiale? Oh, c'è te, ne mi fa un paura, che ci sta? Mi viene da vomitare. Fascia cane. C'è te, ma niega di star venendo in carne per venduto di oggi. Finisco a parlare così perché se non sia mai la forestale, sa crede che siamo indigeni, capito? Indigeni? Allo Bosco Sant'Antonio. Sì, la forestale mo c'ha crede che siamo indigeni. Se i carabinieri potevamo pure dire che lo cinghiale si andese male e stavamo a fare la respirazione artificiale. Va bene, che cazzo siete? Mi chiamo Giovanna e sono di Cipagart. È da Pasquetta che stiamo dentro a sto bosco. Ma da dove cazzo si esce? Non ti potevo sfiatare prima. Stavate parlando tanto bene.
Non vi volevo interrompere. Avenà, altro che discorrere. Ti vorrei ricordare che Ronco a Natale ti ha regalato una busso. Come le sciavi, scusi. Permetti una parola. Avanti, padre, che ti serve? Innanzitutto mi presento, Marcello La Faina, da Montebello. La Faina di Chiemedo. Per servirla. Va bene, La Faina, c'è voi. Sono stato illuminato da un'idea. Noi, da dietro la fratta, usciamo di colpo e li sorprendiamo attoniti, come la terra al mezzo sta. Divina Commedia cantò primo. Ma te le posso dire una cosa? Mi dica. Ma perché Andri vi fa ancora? Già te aiuto, ma l'ho presa! Legateli e imbavagliateli! Il destino vi aspetta. Al momento schiattate dentro il bosco, forse corri appresso. Egregi gendarmi, lasciate che io vi spieghi in sole due parole quello che è avvenuto e che avremmo voluto non avvenisse in questo bosco tetro e buio. Ma che cazzo sta a dire? In fondo cos'è l'essere? Maresciai, pozzo di rana peruccata sopra la coccia. Chi lo ha fatto ne ha pagato le conseguenze. Beh, dai sta peruccata, va. Agli ordini. Aglia porco. E com'è, più forte che ne ha fatti niente. Ma credo anche tu. Con la vita. Curva qua, va piano, le sento un dito. Ci gusti, smake one. Su, cantiamo tutti insieme. Il Signore è il mio pastore. O se no quest'altro che fa così, cantiamo insieme. Chi non canta ricide. Di asillo, di asillo. Prima eravate in questo Apocalippo mondo, ora siete in zippitura. Il destino vi aspetta. Insieme, dai. Di asillo, di asillo. Consigliere Perone, ti scopri necessario per una volta. Ma io veramente ci devo andare a tenere ospite, diciamo. Ospite, cusso? E chi sono mai cagato? Io volevo Aspetta, zio Tom, prima di abbia a parlare, nemmi dica che hai venuto qua a Sparta a vendere DVD e accendine, perché sennò ti piazzambate in culo fino a Atene. Premesso questo, che cosa sei venuto a vendere? Oddio, ma che cazzo mi invento? Supporti ottici e articoli per fumatori. Che praticamente fossero DVD e accendine, lo è? Aspetta, aspetta, non tirare le zambate in culo, io scherzare, non vendere DVD e accendine. Sento con da quinta, non mi fa perdere il tempo. Dimmi subito che vuoi, se no ti apro un centro commerciale in pronto. Oddio, che cazzo è tondo. Come stare dicendo prima io non essere venditore di accendine e DVD, ma essere ambasciatore di grande re di Persia che avere intenzione di comprare grande appezzamento di terreno per costruire un villaggio di nome Sparta 2 con dentro laghetto di cigni, bello e televisione privata. Lui essere uomo molto buono, un po' pippa in politica, ma essere unica persona ad avere inghiappettato mezzo mondo senza neanche togliersi i pantaloni. E che se volesse inghiappettare pure a noi questo? No, lui volere solo pezzo di terra e basta, niente di più. Oddio, mi sento male. Boccasana, ce l'hai una di quelle pastiglie? Mi sta venendo un mal di gola. Ma stiamo facendo la guardia. Guarda che sei proprio cretino, eh. Aspetta, va. Toh, prendi. Presa. Oddio, aspetta, mi sa che ti ho dato una falqui. Una falqui? Che cos'è? È un lassativo. Oh, però la gola non mi brucia più. La gola no, ma tra un po' mi sa che facciamo la guardia a una montagna di merda. Un pezzo di terra? Secondo me costano in vano un pezzo di terra. Vede che qua si dice che gli ateniesi, cadendo la coccia non ci tendono il cervello, ma la canie... A costui hanno già detto di no. E se gli ateniesi, sta banda di ricchione, hanno detto che no. Ma stiamo tanto buone, perché te incazzate? Fatte le cazzate! Noi spartani, che non siamo ricchioni, ma siamo un popolo gentile, ti diciamo. Ma va a drezzare le banane, camine. Ecco, ci sono cacate. E mo che cazzi arconto? Grande re Leonida, non è che tu devi dare per forza pezzo di terra a quest'uomo stronzo? Io ho detto lui, ma perché proprio in Grecia? Vai in Mongolia, che là avessi voi a pezzo di terra, ti riettano a rete.
Oddio, me lo vuoi tornare a casa mia? Oh, ma chi sta parlando lui, re Mustafa? Mustafa, lo DVD che mi sei venuto da 7 settimane, non si vede più niente. Oddio, ci avevamo cagato. State zitto, ma che cazzo dire, io non essere Mustafa. Oddio, per piacere, non uccidere Mustafa. Preferire zambata in culo. DVD accendini. Cioè, tu hai venuto a Sparta a piapelù culo, a Re Leonzio. Mica Antonio di Muscufo a Francesco di Cappello. Oh, piano che arreta a me esserci fosso, eh. Ma te l'hanno detto che cazzi faceva la gente come te qua a Sparta? Ma mi sa che te l'hanno detto. Cioè, non è che l'accidemo soltanto. Sì, ma non incazzare. Prima li facevamo mangiare e beve perché l'ospite è sacro. Da Poli spugliamo nudo come un salvatore e pratichiamo un taglio nelle regioni basse chiamato Casablanca. Indico la pelle, ci facevano i tamburi. Mannaggia l'antilope, coglioni no, eh? Ma siccome tu sei extracomunitario... Ecco appunto, io essere extracomunitario e tu non potere alzare mani su di me. Fammi parla! Altrimenti io denunciare, eh? Stavo dicendo, siccome sei extra... Sì, io essere extracomunitario, tu non potere toccare me, è scritto qui su carta di diritti. E tu non potere assolutamente toccare se non io denuncio. Stinga a te, fammi parla. Tu non potere toccare me neanche con un dito, altrimenti io denunciare e fare causa con avvocati cattivissimi. E finito? No, perché anche legge del 1986... Ma mi fai parlare, mannaggia santo! Aia! Re Leonzio, scusa, ma quest'acqua a puzzare, mica essere fogna, no? Punta chi? Cerca di essere ottimista, te so accise. Ricordati che l'ottimismo è il profumo della vita. Sì, so capito, ma qui sotto puzzare di merda. Guarda che senti sta buona, ci sta sempre l'opzione Casablanca. No, 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 qui sotto io starei bene. Anzi, se tu dai le maschere, io pescherei anche 2 canilicchi. Io ho delle amiche che abitano in campagna, a cui puzzano le asine di Vitilegna. Invece, io che abito in città, ho un'asina molto odorosa. Pensate, prende aria tutti i giorni. E in più le faccio lo shampoo, che non altera il pH delle mucose, non impedisce la normalizzazione e toglie le piattole. Così la mia asina adesso raglia di contentezza. Pensate, anche il mio ragazzo se ne è accorto. Ma che cazzo? Sono mattina. Che cazzo significa? Non me ne mangi più dopo 21 la notte. Immagina di trovarti in un porto sicuro per un piano di nuova energia. Cerca l'isola degli sconti Kuwait. Risparmi fino a 50.000 litri. Kuwait, via col vento. Capitano, ve lo giuro, ci sta una barca a vela. Una barca a vela? Sì, sta a fare la benzina qua vicino. Ho capito. Se vi imbocchio avanti ci sta pure il tuo puttano che ti stanno aspettando per lo scopo. Io ho un marito veramente molto esigente. Quando torno a casa vuole trovare sagne e fagiole, sorgitelli con le cotiche, orecchiette con le rape. Una volta gli ho fatto trovare per scherzo una fiesta, me la sfamicava tutte quante sopra la faccia. Oh, Gustavo, vuoi portarsi pallotti? C'è una frega di gente, muovetei a me. Oh, fra, calma, calma, che stinga in mezzo allo traffico, e mica tengo l'elicottero. C'ho Sandroer. Pallotte. Oh, ma che ci starai adesso, pallotte? Oh, se mi ci piace te ne puoi pure la casa, capito? Allora fregati. Oh, però la festa è fregata, invitate forma di un maggiordomo che non ho caperto. C'è 150 carte di volta, ma fatti una faccia di freddo. Oh, andate a bar caffè! E poi stingo imbriaco! Ma saluto, però! E pensa che lo porti sta dall'altra parte. Immagina di viaggiare con il vento. Immagina di fermarti in un porto sicuro per un piano di nuova energia. Cerca l'isola degli sconti Kuwait. Risparmi fino a 50.000 al litro. Kuwait, via col vento. Marescia, te lo giuro, la barca verde stai qua. Un'altra barca blu. Ma che fai? Ne va a credere. Siete un po', ma ne cagate stamattina? Perché non mi sa? Perché tu stasera cagano cazzo a me? Oh. Argomento macchina nuova. Argomento ma botte tre palle. Sì, appunto. Papà, dai, compriamocela. Sì, in galleggio. Ci serve da matti. È bella da pazzi e poi. E poi avai, stendere la allora, leggi qui. Comprare l'appunto ci costa solo 115.000 lire al mese. Comprare. E dette cazzi, dette. Secondo anno e assicurazione. Ma cazzo parli con su? Ma come sei cacciato a Marana? Allora.
Sto pensando. A corichiudo l'ospedale? Perché, papà? Perché mo, se non smettete di rompere i coglioni, la punto, anzi le punte, ve le faccio mettere a tutte e due sopra la coscia. Cazzo. Bocca sana, oh. Ce l'hai una di quelle pastiglie? Mi sta venendo un mal di gola. Ma stiamo facendo la guardia. Guarda che sei proprio cretino, eh. Aspetta, va. Toh, prendi. Presa. Oddio, aspetta, mi sa che ti ho dato una falqui. Una falqui? Che cos'è? È un lassativo. Oh, però la gola non mi brucia più. La gola no, ma tra un po' mi sa che facciamo la guardia a una montagna di merda. Chi è? Apri, sono papà. Papà, ti apro, soltanto se mi dici la capitale della Grecia. Atene. Molto bene. E c'è mancato il telefono? Sant'Antonio. E come si dice bagno in inglese? Patron, buto, che cazzo ne... Prova ancora. Filippo, apri, sta piovendo, mo t'apro la goccia e gli lavo l'angolo. Va bene. Naggia santa, sotto all'acqua mi ha lasciato. Ecco qua, quattro pianapete. Chi è? Sono papà. Papà, mi sai dire di... Ma chi li sono regalata a fare su yoga? No. Che cazzo è? Ma che è? Ciao Sandra, lo so mattina! Ma questa pure a salutare! Che cazzo significa? Non me ne paghi più per quentro la notte! Immagina di fermarti in un porto sicuro per un piano di nuova energia. Cerca l'isola degli sconti Kuwait. Risparmi fino a 50.000 euro. Capitano, ve lo giuro, ci stava una barca a vela. Una barca a vela? Sì, stava a fare la benzina qua vicino. Ho capito. Senti, se vi imbocchio avanti, ci sta pure il tuo puttana che ti sta aspettando sul disco. Capito? La razza cazzo ne va, cambiato, bravo. Ma c'è santo, 150 carte di volta, ma fatti un faccio di prego. Oh, date a barca a vela! Lo stingo imbriaco! Ma la saluto, la trovo! E pensa che lo porti dall'altra parte. Immagina di viaggiare con il vento. Immagina di fermarti in un porto sicuro per un piano di nuova energia. Cerca l'isola degli sconti Kuwait. Risparmi fino a 50.000 al litro. Kuwait, via col vento. Maresciallo, te lo giuro, una barca a vela, stai qua. Un'altra barca a vela. Ma che fai? Non mi credi. Sì, fa credere. Senti un po', ma ne cagate stamattina? Perché non lo sa? Perché tu stasera cagare un cazzo a me? Rendi conto. Marito veramente molto esigente, quando torna a casa vuole trovare sangue e fagiole, sorgitelli con le cotiche, orecchiette con le rape. Una volta gli ho fatto trovare per scherzo una fiesta, me la sfamicava tutto quanto sopra la faccia. Io ho delle amiche che abitano in campagna, a cui puzzano le asine di Vitilegna. Invece io che abito in città ho un'asina molto dolorosa, pensate, prende aria tutti i giorni e in più le faccio lo shampoo che non altera il pH delle mucose, non impedisce la normalizzazione e toglie le piattole. Così la mia asina adesso raglia di contentezza, pensate, anche il mio ragazzo se ne è accorto. Oh, Gustavo, devo portarsi pallotti, c'è una frega di gente, muovete a me. Oh, fra, calma, calma, che stinga in mezzo allo traffico, e mica tengo l'elicottero. C'ho Sandroer. Le pallotte. Pallotte. Oh, comba, che ci starai in queste pallotte? Oh, se mi ci piace te ne puoi pure la casa, capito? Allora fregati. Oh, però la festa è fregata, invitate forma di un maggiordomo che non ho caperto. Ciao, fatti abbracciare. Sono tornato, così faccio due bombe anche qua. Mamma, papà, a dormire. Che mollato. Ehi, li mangi sempre i fagioli, eh? Porco. Mamma. Bella quella roba. Me lo dai? E come me lo dai? Me lo dai? Quando me lo dai? Mari, sto telefono, mannaggia. Mamma, sto parlando con Ernesto per il disco. Ma se eravamo con tuo padre? Sì, con papà, papà. Sì. Me lo dai? E quando me lo dai?
Madonna. Papà! Oh! Argomento macchina nuova. Argomento, ma buttate le palle. Fiat Punto. Papà, dai, compriamocela. Sì, in galleggio. Ci serve da matti. È bella da pazzi e poi... E poi, avanti, stendiamo la vita. Allora, qui. Comprare la Punto ci costa solo 115.000 lire al mese. Comprare E dette cazzi, dette. Il secondo anno e assicurazione. Ma cazzo parli con su? Ma questo è stato a malane. Allora? Sto pensando. A corichiudo l'ospedale? Perché papà? Perché mo se non smettete di rompere i coglioni, la Punto, anzi le Punte, ve le faccio mettere a tutte e due sopra la coscia. Cazzo. Boccasana, ce l'hai una di quelle pastiglie? Mi sta venendo un mal di gola. Ma stiamo facendo la guardia? Guarda che sei proprio cretino, eh. Aspetta, va. Toh, prendi. Presa. Oddio, aspetta, mi sa che ti ho dato una falqui. Una falqui? Che cos'è? È un lassativo. Oh, però la gola non mi brucia più. La gola no, ma tra un po' mi sa che facciamo la guardia a una montagna di merda. Io c'ho un marito molto esigente e quando torno a casa la sera non ci sono cazzi. Fumagna, mannaggia santi, eppure una frega. Una volta per sbaglio gli ho fatto trovare una fiesta, ma me la spavacano tutto quanto sopra la faccia. Mangia una fiesta, e la vita. La velocità essendo spazio fratto tempo e il tempo essendo astratto, la velocità... Ma che ci importa? La velocità è bella, è comoda. Se non sei veloce sei tagliato fuori. Amo la velocità controllata. Io in auto divento isterico, mi viene l'andropausa. Lo dice la parola stessa. Ma che c'è un ricchione dentro al treno? Io scendo, eh. La campana della vecchia torre era dispersa in mare. Mesi e mesi alla ricerca. Inutilmente. Ma noi volevamo che tornasse a suonare. Oh, sta pieno di canni ricchi qua sotto! Credi, la campana da piano, non i canni ricchi. Ah, scusa, non avevi capito. Non c'era. Oh, scusate, che vi abbracciate? Qua sotto ci sta ancora un prete e quattro chirichetti. Che fai? Arsai sopra pure allora. Un sapore che ma abbondante per i due canni ricchi. Cuvée Imperiale Berlucchi. Perché gli italiani non sono secondi a nessuno. Madonna, quanta cazzo te puzzano fiate. Scusami caro, ma il dentista mi ha messo il ponte nuovo. Ah, guarda è buono perché mi sa che ci hanno cagato sotto a suo ponte. Chi è? Apri, sono papà. Papà, ti apro, soltanto se mi dici la capitale della Grecia. Atene. Molto bene. E ti è mancato il telefono? Sant'Antonio. E come si dice bagno in inglese? Batron, buto, che cazzo ne... Prova ancora. Filippo, apri, sta piove, mo t'apro la coccia e gnirava l'angolo. Va bene. Naggia santa, sotto all'acqua, ma lasciate. Ecco qua, quattro piani a pete. Chi è? Sono papà. Papà, mi sai dire di... Ma che li so regalata a fasso, yoga. No. Joseph, cammiar pure tu, tu sei de Tramont. Accia santa, I am forgotten the occhial. Frigged in the ass. As a scurded the occhial and a travoted. Che cazzo vedete? I am morted da bruciate. And you read? But read in bacia sta fine di bottle. Sorry. And you read? No, tu mo a me mi devi dire che chi sta via di sé e che so scemo. Un cretino. Ma va a cagare, amico. Che è successo? Ma andate a cagare quello stronzo. E tu inseguilo. Giusto. Settete. È un culo assorto, mi ha fatto acchiappare l'accidente. Oh, quanto è buono l'amica tua. Vivete soli. Se all'improvviso state male, prevede il vostro telesalva all'avanzo. Sì, Telesalva la vita Beghelli è il nuovo sistema che automaticamente chiama in aiuto 8 numeri di persone amiche da cui seleziona. Quando risponde giù? Qua manca? Finché qualcuno non risponde. Messaggio registrato dalla nonna. Nando. Facete subito! E che l'hanno sorrovata. Oddio, meno male che arrivate. Ma secondo te le scoregge pesine? Ah no, che fatte? Ma sa che mi sono cagate sotto. Buonasera, signore. Buonasera. Dottore, vorrei permettermi di suggerire consommé d'Orléans, potage soissonnaise o crêpe beurrée, boucher à la gauloise, d'Artois-Larin.
tu marmite lyonnaise. Soupe Colbert, gelée de bouillon, bouillon royal, crêpe valesca alla sauce suprême. Non ho capito una mazza. Azzo! Vabbè, glielo ripeto alla maniera mia. Allora, siccome lo cuoco sta imbriaco come la seccia stesa dentro la cucina, la cucina di niente ha toccato a me a fare il menù del giorno. Allora, oggi tenevo una frittata adagiata sul letto di patane, quindi frittate crepatane, da muso cucinate spaghette aglio olio, più aglio che olio veramente. Poi abbiamo una tegana di fagioli borlotti all'offa libera. Per concludere, caffè, ammazza caffè e lo conde. Ah, lo vino, lo vino. Andò, ci armaste un po' di vino. No, se la sculate tutto l'umbriacone. Sta poi, sta l'acqua. Ho porto l'acqua? Va buono. 5, 6, 7, 8. Peter Ingul, Francesco Totti. Sto a ripassare matematica. Con la capito? Nuova assistenza universitaria CEPU, prepari gli esami con 280 euro al mese. Fai come me, anche io ho andato al CEPU e sono imparato a parlare. Non saranno i jeans stretti o la bicicletta che fanno venire queste irritazioni? Guarda Marie, o il sellino troppo ergonomico, capisci a me? Oppure ci ti rizzecca sa sotto. Fammi capire, ma come t'allievi tu, con sole piatti? Oggi la donna del 2000 si lava la patana con Invasil. Nuovi testi clinici hanno fatto vedere che non si arrossa niente. Solo i turni sì. Cioè, Invasil non è solo delicato e fresco, ma... Brava, ma andici a lavare la faccia, perché sennò te ve la faccio come il culo di qui sopra. Pronto, signor Johnson? Pronto, chi è? È Laura. Laura. Alla TV devi dire che lo shampoo Johnson's Baby alla camomilla lascia i capelli morbidi, ma che è solo per bambini. Lauretta, invece di rompere palle al signor Johnson e alla mamma, perché non devi cagare le bambole? Che qua non stiamo a fare, mica stiamo a scaricare le cascette dei pannocchi. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Aspetta. Devo farti due suatte. Mamma dice che il latte è ancora fresco. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Mamma dice che è ancora fresco. È ancora fresco. Oh, ma che ci tira mocca la casa? No, sfiatate. Sciasante. Oddio, la socera. Già si stai a morire che lo felicite. Mannaggia santa, la socera, fai quello che ti pare, ma a me lasciami stare. Contro la tosse grassa, Selegod tosse fluidificante, che con la carbocisteina libera i bronchi dal catarro. Così i polmoni tornano a respirare. Ma c'è me cagate, Ondra, datemi un paracadute che morirete le sotto a costruire. Ma dove andate? In fondo si è tolto soltanto le scarpe. E certo, perché tu non sentite la loffa che fatte prima. Si imbogli con quella macchina, per piacere. Signor, scusi, patente il libretto. Tu che cazzo di gallo, ci si può stare a manuppello? Signor, quello passaporto, se... Fregate, signor. Le tenete lo porto d'arma per se tu precoche. Sto scherzando, tutto a posto, signor, potete andare. Oh, tico, 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 oh, tico, tico, top. Oh, ma che ci sta qualcuno là dietro? La cocca tesoro, dille dopo che trapanate, Marcomban! Persona più... Hopla! L'ho salvata al volo! Oddio, la ringrazio! Mi togli la mano dal culo, però, per piacere! Vero, scusate, io sono Biancaneve. Sì, e va a finire che noi siamo i sette nani. E perché? Che cazzo siamo, li va tossi? Ma ti si guardate allo specchio, può capire? Non è vero che siamo bassi. Ecco, è arrivato Michael Jordan. Sì, c'ha ragione Grappolo. Ciuccialo. Ciuccialo tu. Vi prego, adesso non litigate. Mi dovete aiutare a risolvere un problema. Che è successo? C'è la regina che vuole farmi il culo. Ma tutti i giocatori o solo uno? No, cazzo. Siamo arrivati prima noi, o che si mettessero tutte 11 in fila.
Ma insomma, non avete capito una mazza. La regina non è squadra di calcio. È la regina, quella cattiva. Ma non... Oddio, la regina Elisabetta. Ma Elisabetta, la regina di cuore. Ma fosse la regina. Se forse la preghiera, salve regina. Ma regina? Nel senso che regge. Ho capito, regina Celi. Nel senso che si è nascosta in mezzo ai carcerati. Mamma mia, uno più coglione dell'altro. Vi prego, non mi mandate via. E va buona, la decisione è dura. Ma... Mamma mia! Come sto? Mannaggia santa, la sorella di te! Sono brutta una frega! Gole, brutta un complimento! E muovete, quale orribile morte possiamo riservare a quella zoccola di Biancaneve! Mamma che schifo! Beh, mo state zitto, fammi leggere! Ah, vedi, poison apple! On a test of the poisoned apple and the victim say in the sleeping dead. E che cazzo significa? Mi perdoni, signora strega, ma ci sta scritto che se la vuole uccidere, gli deve dare una mela avvelenata. Vabbè, facciamo così, a estremi mali, estremi rimedi. Se la mela ne fa rinde, gli tengo una frisella sopra la goccia e ristrai definitivamente. Uè, connacchio, io vado a fare la masciata. Mi raccomando, tu vai di scuola che la casa. Eh? Cazzo! Ma quanto è doligna! Sì, sì, e tu non ti rendi conto quanto è buona. Schiaffi la muccicata, e così ti arriverà mezza di pane. E così ti sentirai meglio. Senti a me. No, prima devo spolverare, poi non posso mangiare mela, mi fa venire lo squarehouse. Oh, mannaggia santa, com'è non ti rimigna la mela? Le sono viate apposta, non ti rimigna. Magniti sta mela, no, se no mo ti schiaffi una curtolata e metti. Oh, mannaggia santa, dai, ma che cazzo è? Oh, che stiamo a scherzare? Houston, abbiamo un problema. Fermatevi, ma che cazzo state facendo? Vergognatevi, cattivi, di spaventare così una vecchietta. Mannaggia Eva, pure i cilletti ci si mette. Ecco, mi sta zezzata pure la mela. Oddio, mi scusi, ma i cilletti non stanno tanto buoni con la cabeza stamattina. oddio, mi sento male, portami dentro, no, sto andando. È una povera vecchietta che si sta sentendo male, fa qualche cosa. Neve, dimenticavo anche di dirti che questa è una mela della Val Venosta. Se te la mangi, il culo ti si indosta. Ma a me piacciono quelle della Val Gardena. Ah, quelle della Val Gardena. Una mamma che ti piacciono. Ma mo so piatto quella della Val Venosta. Strafugate sta cavolo di mele, ne rompe le palle proprio mo, Che bella questa mela, quasi ci faccio una poesia. Brava, però dopo entra a mangiatela, avanti. Oh mela bella e polposigna, sei più bella di una pigna. Bravo, come bravo. Ti vedo? Come ti vedo? Non mi viene. Va bene, mo ti stai preoccupando, mo la facevo, stai tranquillo. Allora, cominciamo da capo, dai. Stiamo a parlare della mela, mannaggia santa. Sola soletta, vedo. Sì, sono solo, Cricelletta. Ah, e i nanetti non ci stanno, no? In piedi, alzate le braccia, battete le mani. Dov'è? Piegate le gambe. Ma che stiamo a fare? La lezione d'aerobiche qua. Scusi, maggiore, ma sono emozionato. Avanti. Seduti. Le chiappe per terra! Ancora! Oddio, scusi! Mi avaste! Arriverà, non ti preoccupare. Tenente, chiami il suo primo testimone. Signore Ma, che ti ha piato? Una paralisi? La difesa chiama il colonnello Nathan Jessup. Meno male. Che t'ha guardato, bocca a me? Diventa donna. Lo vuole alzare la mano destra per piacere, signore? Ecco fatto. Giuro che in questa suprema corte marziale la sua testimonianza sia tutta la verità, nient'altro che la verità. Dico, lo giuro per piacere, se no qua mi accido, non so capire manco quello che sto detto. Che vuoi? Vuole sedersi, prego, signore, per piacere? Sì, ma parli piano. Signore, il suo nome, il suo grado, quanto è alto, quanto è basso, quanto pesa, quanto frega, serve per il verbale?
Va bene, colonnello Giovanni Perticone, comandante delle forze terrestri della caserma Spinucci di Chieti, purtroppo. Grazie signore, grazie, grazie. Prego, prego. Ciao Sandro, anzi mi ha fatto venire. Allora, perché mi avete invitato a deporre? Che sono a galline? Colonnello, quando apprese della lettera di Santiago al servizio informazioni della Marina, fece una riunione con i suoi due ufficiali più anziani, esatto? Sì. Il comandante di plotone, tenente Jonathan Kendrick. Sì. E l'aiutante maggiore, tenente colonnello Matthew Markinson. Esatto. E al momento il colonnello Markinson è morto, esatto. Obiezione, obiezione, questo onore. Non so che cosa vuole insegnare l'avvocato, però faccio obiezione, mi piace. Obiezione. Sto insinuando soltanto che al momento il colonnello Markinson non è in vita. E non c'era mica bisogno di scomodare il colonnello Perticone per dire queste cose, obiezione. Non sapevo se il test era al corrente che due giorni fa il colonnello si è tolto la vita con una calibro 45. Culo, come si è tolto la vita? Ma che mo cammina con il torace? Colonnello, ma che stiamo a fare? Lo film scemo più scemo. Si è tolto la vita, vuol dire casa morta. Vabbè, scusa, non avevo capito. Colonnello, lei impartì al tenente Kendrick un ordine in quella riunione, esatto? Ordinai assolutamente di non toccare Santiago, altrimenti gli avrei fatto un culo come un friscolo. E nella stessa sede diede un ordine anche al colonnello Markinson? Ordinai a Markinson di trasferire quel cacacazzo dalla base prima che i soldati gli facevano la pelle. Perché? Era in pericolo, ha fatto la spia. Chi fa la spia non è figlio di Maria. Grave pericolo? In culo a un asino se era grave. I soldati se lo stavano per inchiappettare a secco. Colonnello, l'ordine di trasferimento che lei e il colonnello Markinson firmaste insieme. Santiago doveva prendere il volo che decollava da Guantanamo alle 6 del mattino dopo. Era il primo in partenza dalla base? Ehi, che ne sacce? Non faccio mica lo stracciabitta all'aeroporto. Oh, però facciamo subito che ci sta voi, mica mi sta aspettando Ocean. Lei è venuto a Washington stamattina presto, non è vero? Scene. Vedo che ha indossato l'uniforme d'ordinanza per comparire davanti a questa corte. Che stipazziamo, ci addorme pure che qua. E aveva questo uniforme sull'aeroplano. Col permesso della corte, signor giudice, ma noi di questi discorsi non ce ne freghi niente. La difesa non ha sentito preliminarmente il test e chiede alla corte un po' di indulgenza. Sì, ma pochi istanti, signore, ma... Colonnello? Ci avevo le ciabatte infradite in aeroplano. E si è portato dietro l'uniforme d'ordinanza. Sì. Spazzolino completo da barba, biancheria di ricambio. Vostro onore, iniezione! La biancheria del colonnello è coperta da segreto di Stato. Con base in da me, fa subito questa domanda, che è mezzogiorno. Sì, signore. Colonnello? Ho portato con me una dozzina di preservativi e due pallette per le alzate a strappo. Grazie. Che non si sa mai. Dopo l'arresto di Dawson e Downey, la notte del 6 settembre, l'alloggio di Santiago fu immediatamente sigillato e il suo contenuto inventariato. Quattro paia di pantaloni mimetici, tre camicie cachi a manica lunga, tre paia di anfibi, quattro paia di calzerotti verdi, tre canottiere verdi. Vostro onore, scusate se interrompo, ma è possibile che il tenente Caffi faccia questa domanda? Tenente, non se ne vada per le candele greche. Le vuole fare questa domanda, sì o no? Joseph, cammiar pure tu, tu sei de Tramont. Accia santa, I am forgotten the occhial. Fricked in the ass. As a scurded the occhial and a travoted. But che cazzo vedete? I am morted a bruciate and you read. Morfeo, non vorrei dire niente, ma mi sa che abbiamo sbagliato strada. Scendiamo sotto, piano piano. Mannaggia santa, si acchiappa Ercolino lo sgarzamello. Morfeo, scusa. Parli piano, mannaggia, mo se ne va. Scusa, Morfeo, forse mi viene da starnutire. Posso? No, adesso no. Scusa, Morfeo. Morfeo. Fermi tutti, adesso vi arrestiamo! Questo cazzo mi piace suonare la tromba, mi maresciò! Posso suonarla ancora? State fermo, se no te la faccio qui a sta cazzo di tromba! E io suono! E io te l'hanno dato collo! E io non la suono più! Maresciò, eccoli là! Fermi o sparo! Non ci sono fermati! E allora spariamo! Adesso la posso suonare la tromba? Questo detto però! A me mi piace, ma fanculo io la suono! Aia, ma guarda che hai un telefono che sta suonando, mica la tromba mia! Morfeo, rispondi tu. Se dovesse essere Ernesto, digli che lo chiamo dopo. Ma che sta... Gula un asino è sparito, ma l'ha pagata la bolletta della Telecom. Io gliel'avevo detto che era meglio in voi strada. Col cazzo che rispondo. Aspetta, ma se è Ernesto che mi sta chiamando? Vabbè, rispondi tu, va. Un culo, il capo degli alieni! Attenti! Oddio, che è successo? Qualche cosa? Un agente, rimandami dall'altra parte. Non è possibile, mi si è incastrata la macchinetta. Finalmente ce la vediamo. A top e top. Scappa, Nino, corri. Mo' mi giro e lui non c'è più.
mi giro non c'è più, mi giro non c'è più, mi giro non c'è più. Ecco, mi giro, il cazzo ci sta ancora. Alieno, è inutile che ti fai lo svelto, tanto lo so, sei un trucco di Windows XP. Ma che cazzo stai a XP? È incredibile, parla pure italiano. E ta creda, sotto voce, eh? Scusa, che per caso conosci i trucchi di Mario Bros? C'era, se mi aspetta, mo te vengo a dire la vicina. Ma poi casomai me lo dici un'altra volta. Che è successo? È cascata la sede dentro l'accesso. Ma tu che me ne fai lo svelto, venite, capito? Oh, il telefono! Aiutami, si è impulpato il telefono! Carabinieri, polizie, vigili! Eccolo qua, sta scappando. Pronto, Ercolino? Fammi uscire da Windows, l'alieno mi vuole fare il culo. Oh, con calma, per piacere. Mica di una bacchetta magica. Allora, mi faccio pensare, passi in mezzo al mercato, faccia subito. Dove cazzo va? Ha ricevuto? Vaffanculo, dopo dice che uno sta incazzato. Citroni, citroni belli, citroni tondi, citroni ovali, citroni fuor quadrate. Comprati citroni d'Antonio. Oh, mi stai sparando per i citroni. Oh, ma che cazzo vi sparate? Devo pure pisciare. Fatti subito, andate di là. E io non posso correre tanto, mi fa male la tetella di Rupete. Ercolino! Ercolino, dimmi dove cazzo devi andare, no? No, ma fatti incazzare. Poi ti tengo la cucciata e faccio la faccia. Buone, la porta a destra. Scusa, la porta a sinistra. Permesso. Vaffanculo, Ercolino. Oddio, che spavento. Signor, che sa dove è il cesso? Ma io mi devo questo che fa. Il cesso. Ma vaffanculo, a piscina a casa tua. Oddio, l'alieno. Sempre di montagna. Ma poi casomai piscio più tardi. Morfeo! Ercolino! Pronto, mi sentite? Scusa, ma Ercolino è un po' svenuto. Richiamami tra 5 minuti. Sì, tra 5 minuti mi sono morto. A te, chi è che mi ha dato una cucciata? Dove è andato? Dove è andato? È là, sulla scala. E allora ci sparo. No, aspetta, mi stingarrambe da io. Cacciareva, ma guardato cacciaspira, se no mi ci finato un fuso a metterlo pure, credi? E vabbè, scusa. Dimmelo dopo che sparate, scusa. Pronto? Chi è che parla? Pronto, sono l'agente segreto Gaetano. Ah, che ha fatto l'agente? Ma non l'agente in genere, io sono segreto. Ma che lei è Jerry Scotti, quello del milionario? Un attimo che chiamo mio marito. Che cosa? Astolfo, vieni, ci sta Jerry Scotti al telefono. Mannaggia, sono sbagliato il numero. Ma come cazzo si fa? E tutti sti problemi. E più il microfono, armetti il microfono. E chi ci sa, te il microfono, mannaggia Eva. Pronto? Pronto, mi sente? Cine, ci sento di natura proprio. Buongiorno, io sono l'agente segreto. Ah, buongiorno, io sono Astolfo, il marito della signora che ha chiamato prima. Io non lo so, chiedo l'aiuto del pubblico. Ma mannaggia, santo, non ci riesci. Sono troppo agitato. Piano, mannaggia Eva. Pronto, buongiorno, risponde Fregate che radio, dica. Sono Gaetano, mannaggia santo, l'agente segreto. La parola d'ordine? Ma che ne sa, sì, la nebbia agli irti colli. Sì, la nebbia agli irti colli. Ma che state a fare, sono di letteratura qua, combà. Sì, ma io non me la ricordo. Va bene, io ti so capito, nanno, ma tu o mi dai la parola d'ordine? Aspetta. Ah? Ma mannaggia santo. No, mi dispiace, manca mannaggia santo. Aspetta. Abracadabra. Sembra la bimba. 1, 2, 3. Somma cavallo e re. Mi scusi, ma se uno non se ne accorge la parola d'ordine, ma come cavolo deve fare? Comprate una vocale, capo. Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né col latte né col tè. Sì, il caffè della Peppina. A sa morte la Peppina. Senti Mario, senti l'arcore della parola d'ordine. Lasci sta. Mi sti fa perdere una frega di tomba presso a to. Ma chi è matta allora? Mancula Eva. Oh, li visti che te l'hai ricordato? Che ci volevi tante? Un culo Eva. Allora, ci vediamo tra un'ora al bar della piazza. E così Marconte che è successo. Va buona. Oddio, quale piazza? La piazza della Cocca Tesoro. Una ce ne sta. Ci vediamo là. Io c'ho un marito molto esigente e quando torno a casa la sera non ci sono cazzi. Fu magna, mannaggia santa. Eppure una frega. Una volta per sbaglio gli ho fatto trovare una fiesta. Ma me la spavacano tutto quanto sopra la faccia. Mangia una fiesta e la vita ti sorride. Allora, la piazza della cocca di mia sorella sarà questa. Il bar sarà quello là. Fammi entrare, va. Sì,
sì, ma mo come faccio a riconoscerlo? Mo uso la parola d'ordine, va. Mi scusi, signore? Signore? Chi è? In culo Eva. Sempre in culo Eva. Si accomodi da questa parte. Buonasera, si accomodi. Buonasera, angula mamma, angula Eva. Scusa, ma te sei deciso, angula mamma o angula Eva? No, così, tanto per sapere. No, scusi, mi sono sbagliato, era angula Eva. Meno male. Io prendo un ghinotto col ghiaccio. Lo vuole della San Pellegrino o potremmo fare noi? No, non ci sta problema, San Pellegrino, Sant'Antonio, basti che è. Va bene, so capito. Ma che cazzo d'acconto, guaglio? Ma che sti pazzia? Ma che sono camerieri? Oddio. Mi sono sbagliato. Lei non è il cameriere, vero? Di siepe da telefecco, lo che notte, mo, coccio d'embre. Ma ti rende conto? Ma scagnate per lo cameriere. Quindi lei, se non è il cameriere, è il capo degli agenti segreti, vero? Un culo, che figura di merda. È la persona che mi ha risposto al telefono, è lei, giusto? Esattamente. Noto con piacere che ogni tanto lo cervello ti se ne ritorna dentro la goccia. Madonna, che figure di merda! Senti tu, maestro, levati la mano dalla faccia e guardami con profondità nel bianco degli occhi. Allora, siccome a mente a Cambly, non per fare vanità, mi chiamano la Olba del Gran Sasso, ieri sera mi sono pigliato la briga di segnarmi sopra questo foglio di carta tutte le casine che avete combinato tu e tutte le combarate, i quali ormai stanno a fare la terra per le patane. Allora, leggo testualmente. Casino combinato all'ambasciata di Praga con figure di merda annessa, euro 350.000. BMW del sottoscritto, gnove gnove, ancora finiti di pagare, zombata per l'aria, euro 50.000. Adesso, arrivati a questo punto della lista, potesse già negare 700.000 santi perché la macchina è del sottoscritto e non fa parte della voce spese varie. Allora, io stavo a pensare, perché non tu, guatta guatta, giriamo fuori e discorriamo amichevolmente di quello che è avvenuto oggi? Così se te tengo da uno schiaffo te lo do nel massimo rispetto della privacy. Ecco, c'è secca. Lei non è il capo degli agenti segreti. Ah, pure queste dubbiezze ti vengono. E se non sono il capo degli agenti segreti, secondo te che pozzi essi? Stanislao Muniski in uno dei suoi più riusciti travestimenti? No, tu sei una spia! E quindi non sono figlio di Maria? Ma oddio, che t'accondo, aglio? Coppia, oddio, oddio. Oh, illusion? Oh, ma che cazzo da scop... Una giasante, no. Oddio, che cazzo di macello che ho fatto! La velocità essendo spazio fratto tempo e il tempo essendo astratto, la velocità... Ma che ci importa? La velocità è bella, è comoda. Se non sei veloce sei tagliato fuori. Amo la velocità controllata. Io in auto divento isterico, mi viene l'andropausa. Lo dice la parola stessa. Ma che c'è un ricchione dentro al treno? Io scendo, eh. Madonna, che casine che sono combinate, mannaggia. Meno male che qua non mi conosce nessuno. Ma adesso fammi telefonare che aggiusto le cose. Brand. Buonasera, che è il capo degli agenti segreti? È lui pezzo di merda, vediamo un po' tu cavolo sta. Uè, pezzo di merda, compa, dove stai? Senta, io volevo chiederle scusa per quello che è successo. È in Inghilterra. Sì, non so capito, ma dove sta? No, non me la chiede scusa, non ti sta a preoccupare, che vuoi che sia. Sono pagato soltanto 25.000 euro per l'acquario e per il vetro che si è rotto, ma non c'è problema assolutamente. Anzi, piuttosto, dimmi dove sei, che casomai mando qualcuno a prenderti e... Ce la vediamo io e te, non ti devi stare a preoccupare assolutamente. Oddio, io la ringrazio, ma sto un po' lontano, eh. Che problemi ci sta? Che problemi ci vuoi sta? Dopo quello che è successo al bar, se macchia bene, marmuti che ti come una pelle di cunia. Quindi lasciamo perdere, parliamoci per telefono, va che è meglio.
Allora, io non sono quello che pensa lei, perché l'altro giorno quando sono venuto al bar lei mi ha accusato di essere una spia e io non lo sono, io faccio il carpentiere e quando non c'ho niente da fare faccio l'agente segreto. Mo, fermato questo punto, non mi accorgo di più che cazzo vi ringrazio, quindi vi saluto, arrivederci e grazie. Allora, Rinzo, capito, ne ammazza di quelli che dette. Ma comunquamente, dimmi dove cazzo. Oh cazzo. L'abbiamo persa. E te credo, co ci abbia, attaccato. Ci volevano altri 3 secondi. Però, belli sto telefono. A dove l'avevamo comprato? Moh, io mi sa che mi stingate in coglioni serie. Se ne va dice una cosa, me ne sono scordato. E tu che t'hai guardato, ho capito. Oh. Che cosa stai facendo? A un momento mi morevo e tu sti parlando allo telefono. Qualche figlio di puttana mi ha sparata, ma io ho fatto finta di morire. Facevo freddo, è stata dura. Il dottore la misura? È ovvio, la misura 33, 1, 2 e 3, olè. Quindi è successo sopra il ponte di Baracca? Ma non c'era ninni, che faceva? E certo, la Gardirutti invece è più signorina. E allora c'ho ragione. Ma che ve ne avete scelte? Mi faccio finire. Facendole ruttare tutte quante, riusciamo a dare una spinta alla nave da poppa verso prua uguale per intensità al peso del volume dell'aria spostata. Questo è il principio di Archimede, ne dici? Sì, Archimede pitagorico però, quello di Topolino. Ma non è meglio. Ma mi scusi, se l'immagina lei... 500 culi nudi sopra il ponte di una nave... Mi dispiace abbandonare questa mena conversazione. Nel rinnovarvi l'invito a farvi controllare il cervello tutti quindi, io me ne vado. Ma comandante, e la Gardirutti? Ci abbiamo pure la Rutbull come sponsor della manifestazione. Ma secondo te stai nascannando porca? No, questa è la moglie... Vendetta? No, la vendetta, la vedetta, la vedetta. Pure io l'avevi detta. Ma non ho capito che cosa. Ma no, ma io l'avevi detto niente. Ma mo me l'ha detto. Che cosa ho detto? Ha detto che l'avevi detto. Ma insomma io non ho detto niente a nessuno. Ve lo giuro, va bene, ho capito. Quindi chi parla? La vedetta, la vedetta. Ma vaffanculo, va, te che ti chiamo. Ma per piacere. Grazie, lo prendo io in consegna. Ciao Rambo, piacere, io sono Filippo. Dobbiamo andare di là. Così sei tu il soldato. Lo sai che ci avevo pensato io che chiamavano a te. Sono contento veramente che hai venuto tu, eh. Solamente tu potevi accettare una missione del genere. Sei Rambo. Arrivate Rambo. A ricordati che è un po' sordo, eh. Ciao Rambo. Di niente. Cule, questo è sordo davvero. Ti presento Marcello Murdocchio, quelli che comandi, insomma. Oh, piacere. Marcello Murdocchio. Ma mi puoi chiamare tranquillamente Marcello Murdocchio? Non c'è di che. Che ti guardi, Marcello? Io te l'ho avvertito, questo è sordo. No, no, ma la colpa è la mia. Qua dentro già fanno calle caschiatti di Marrocco. Io a questo gli dice cazzo, questo a me mi spogli i fischi, io proprio uno come questo io cercando. Stiamo a cavallo di un porco. No, ma la colpa è la mia. Io avevo chiesto un soldato forte, ma hanno mandato un soldato sordo. Così funziona. Va buono, eh. Allora, Massimuccio Sparmenbet, detto Rambo, nato a Civitella il 22 luglio del 47. Cool, si vicchi? Vicchi ci sarà sordo. Ah, ci sente allora. Perché chi te l'ha detto che non ci sente, scusa? L'amico tuo me l'ha detto che è il sordo. Dopo che ne sai se ci sente a intermittenza? Comunque, qua sta scritto che è ripetuto 5 volte la prima media, 2 volte la seconda, e alla terza media ci si trovate proprio. Complimenti. Sei un campione, eh? Va bene. Comunque l'importante è che Rambo qua faccia il suo dovere. Dovere? Io non lo so dovere, io sono toccato niente. Rambo so detto dovere, no dovera. Questo è il momento intermittente che non ci sente. Ma c'è, ma ne potete fare un impianto acustico alla recchia qui su? Veramente è un massacro, eh? Certo, e mi rimetto pure il cervello però, lasciami perdere, per piacere. Ma che ho detto? Qualcosa che non va? No, no, lascia perdere, andiamo avanti, Marcello. Allora, tu praticamente una volta arrivato in Vietnam, e speriamo che all'altro si portano di aula, cerchi di scoprire i prigionieri americani e fai delle fotografie. Fotografie? Fotografie, Rambo, che cazzo volessi fare? Ti volessi mettere a strozzare la gente per la strada? Ma tu fossi pure capace. Ma com'è le fotografie? Io accido la gente in chiede di te li ripeto. Te credi, forse perché entrerà lì da una frega di tempo. Comunque, gli ordini non si discutono. Fai le fotografie e avanti. Le fotografie? Perché non avete chiamato le vie toscane? No, no, le toscane non c'è problema qua. Anche noi farine soltanto l'abruzzese. Colonna, scusate, ma è una battuta o questo mi sta più a per il culo? Rambo, perché andiste zitto? Vabbè, spero di essere stato chiaro.
A questo punto, signori, io tolgo la seduta da una parte e la ricomincio dall'altra, perché c'ho un incontro ravvicinato del terzo tipo con il cesso. Quindi, cesso a parte, ci riaggiorniamo fra una mezz'oretta. Accompagno, eh? A Domitetto Castaro, cesso? In fondo a destra, capo. Oh, i cessi stanno sempre in fondo a destra. Chissà, forse ci trovo pure a Moino. Questo è l'universo. Dentro l'universo ci sta la Terra. Dentro la Terra ci sta l'Europa. Dentro l'Europa ci sta l'Italia. Dentro l'Italia ci sta l'Abruzzo. E dentro l'Abruzzo ci sta l'Angiare. Dentro l'Angiare ci sta Iachille. Altaveira de Lanciano. Che sono io Achille, a dovere lanciare. Tengo a mettere su una squadra speciale e mi servono 8 marmittoni. 8 marmittoni che lo sangue all'occhio. Già ci tende a chiamare bastardi senza gloria. Ma non insieme bastardi. Tu sei mio figlio di puttana da me. Adolfo! E gli amici Fofò! Sta a posto, pure Fofò ma si chiama. Devi dirmi quanta crocchi ci sta dentro. Ma mo te pare che se io li sapesse non te li dicesse? Ma che mi puzza cercare tutte e due l'occhio? Sentite pure le pizze? No, perché ci sta scritto due pizze. State a scherzare, eh? Fatelo una cazza di risate, però. Che va a finire che domani ti svi sotto a un cipresso.